Siamo alle porte di Matera, questo viaggio simbolico comincia qui oggi nella prospettiva 2019, ma che prescinde ovviamente dall'importante corsa per la candidatura a capitale europea della cultura, per unire il territorio e per far sì che questa sia un'occasione per parlare non solo di Matera, ma della rete di connettività, quindi idealmente una Basilicata che si ritrova unita rispetto alla sfida prossima ventura. Ma Matera è una grande opportunità per noi, per la Basilicata intera, e tutti i territori della nostra regione devono ritrovarsi accanto a questa straordinaria locomotiva, perché possa Matera traguardare questo risultato, ma al di là del risultato possa continuare lo sforzo che sta facendo insieme alle sue istituzioni, ma anche ai tanti attori, alle tante associazioni che animano questo territorio straordinario e questa città bellissima, e possa, diciamo, Matera con l'intera Basilicata essere simbolo e attore trainante, vettore trainante di cultura, di conoscenza, di storia e di turismi. Penso che questo sia un asset indispensabile, prioritario per la nostra regione, e noi vorremmo investire molte risorse in questo senso, ovviamente con la partecipazione e con la concertazione di programmi e di una pianificazione che guarda il sistema regione attorno a Matera come un sistema vincente, come un valore aggiunto da far decollare nel mondo. Peraltro con un orizzonte temporale molto più ampio, perché guardiamo alla nuova programmazione, anche se abbiamo in casa un capitolo urgente della riprogrammazione delle risorse residue, che immagini proprio sui nuovi assi un coinvolgimento più attivo dell'intero territorio. Ma non c'è dubbio, ci sono anche occasioni di programmazione europea che noi recupereremo proprio sulla cultura, sulla internazionalizzazione e sul turismo, per cui già in finanziaria anticipiamo una parte della programmazione delle risorse europee che per la totalità saranno disponibili da qui a luglio, e da qui a luglio dovremo costruire, cucire le nuove straordinarie opportunità di utilizzo di queste risorse, che non possono essere più vissute e spese in una logica di spacchettamento e di parcellizzazione, ma concentrate su alcuni assi strategici che noi nella relazione programmatica, anche in Consiglio regionale, abbiamo già enucleato e indicato. E io penso che la cultura e il turismo siano sicuramente assi strategici già ampiamente sottolineati.